Benvenuti in una nuova storia audio in italiano. La dinamica che utilizzeremo è la seguente. Per prima cosa, leggerai e ascolterai le storie con le parole evidenziate. Quindi, rivedrai il vocabolario con tutte le nuove parole. Dopodiché, rileggerai la storia per mettere in pratica ciò che hai imparato. Infine, avrai tempo per rispondere a una domanda e scoprire cosa hai capito. Ricorda di prestare attenzione alle parole per comprendere il messaggio e acquisire maggiori conoscenze. L'oceano è sempre stato considerato una zona ostile, piena di tutti i tipi di sfide che solo le persone più coraggiose hanno osato affrontare. Tra queste persone possiamo trovare i pirati, gli incredibili marinai che sono diventati famosi per le loro storie sulle flotte nemiche e dei tesori opulenti, sepolti in profondità nei mari o sotto le isole più misteriose. Forse hai già sentito tutti i tipi di imprese sui pirati con barche e canyon. Ma c'è una cosa in particolare che ha lasciato il mondo intero con intrighi. Questo è il caso del tesoro dei pirati francesi Olivier Levasseur. Questo formidabile pirata visse durante l'età dell'oro della pirateria e aveva una vita piena di pericolo e rapine che sono state registrate nella storia. Coloro che lo conoscevano dicono che ha persino usato una macchia nera negli occhi. Uno dei più ricordi aneddoti di questo marinaio è che quando ha rubato una nave portoghese che vince una ricompensa, che oltre a gioielli e ornamenti, aveva una grande croce d'oro che attualmente vale milioni di dollari. Dopo una vita di viaggio in paesi in Africa e Asia, è stato tradito dal proprio equipaggio e ha raggiunto le mani delle autorità europee che hanno dovuto decidere il loro destino. Sfide. Coraggiose. Osato. Marinai. Famosi. Nemiche. Sepolti. Profondità. Misteriose. Barche. Canyon. Tesoro. Pericolo. Registrate. Aneddoti. Ricompensa. Gioielli. Ornamenti. Croce. Tradito. Equipaggio. Autorità. Destino. L'oceano è sempre stato considerato una zona ostile, piena di tutti i tipi di sfide che solo le persone più coraggiose hanno osato affrontare. Tra queste persone possiamo trovare i pirati, gli incredibili marinai che sono diventati famosi per le loro storie sulle flotte nemiche e dei tesori opulenti, sepolti in profondità nei mari o sotto le isole più misteriose. Forse hai già sentito tutti i tipi di imprese sui pirati con barche e canyon. Ma c'è una cosa in particolare che ha lasciato il mondo intero con intrighi. Questo è il caso del tesoro dei pirati francesi Olivier Levasseur. Questo formidabile pirata visse durante l'età dell'oro della pirateria e aveva una vita piena di pericolo e rapine che sono state registrate nella storia. Coloro che lo conoscevano dicono che ha persino usato una macchia nera negli occhi. Uno dei più ricordi aneddoti di questo marinaio è che quando ha rubato una nave portoghese che vince una ricompensa, che oltre a gioielli e ornamenti, aveva una grande croce d'oro che attualmente vale milioni di dollari. Dopo una vita di viaggio in paesi in Africa e Asia,
è stato tradito dal proprio equipaggio e ha raggiunto le mani delle autorità europee che hanno dovuto decidere il loro destino. Quale marinaio ha rubato una nave portoghese con una grande croce d'oro? Il pirata francese Olivier Levasseur ha rubato una nave portoghese con una grande croce d'oro. La prima cosa che hanno fatto con lui era quello di strappare il suo bottino e poi lo puniva con i suoi amici. Il giudizio che è stato fatto a morte e, secondo la leggenda, il pirata pronunciò alcune parole prima di morire finalmente. Ha detto che colui che è stato in grado di capire dove il suo tesoro è sepolto sarebbe degno di stare con lui. Dopo questo, ha dato un pezzo di carta che conteneva le informazioni codificate su come trovare dove si trova. Sono passati più di 300 anni da quell'evento, e molti storici hanno dedicato anni per risolvere questo enigma e trovare il prezioso tesoro. Tuttavia, non è noto che qualcuno ci sia riuscito finora. È anche noto da grandi famiglie che hanno usato costosi metodi di ricerca per localizzare la posizione esatta dell'isola dove riposa, ma tutto sembra indicare che siamo lontani dal trovare la risposta. È per questo motivo che molti hanno affermato che quella leggenda è una bugia inventata per mantenere i giovani occupati. Ad ogni modo, la storia della perdita del tesoro è attirata l'attenzione di migliaia di persone che per la curiosità visiteremo le isole dove era il pirata, e si ritiene che forse seppellito il suo prezioso bottino. Strappare. Bottino. Puniva. Giudizio. Pronunciò. Degno. Pezzo. Carta. Prezioso. Ricerca. Localizzare. Riposa. Risposta. Affermato. Leggenda. Bugia. Perdita. Curiosità. Prezioso. La prima cosa che hanno fatto con lui era quello di strappare il suo bottino e poi lo puniva con i suoi amici. Il giudizio che è stato fatto a morte e, secondo la leggenda, il pirata pronunciò alcune parole prima di morire finalmente. Ha detto che colui che è stato in grado di capire dove il suo tesoro è sepolto sarebbe degno di stare con lui. Dopo questo, ha dato un pezzo di carta che conteneva le informazioni codificate su come trovare dove si trova. Sono passati più di 300 anni da quell'evento, e molti storici hanno dedicato anni per risolvere questo enigma e trovare il prezioso tesoro. Tuttavia, non è noto che qualcuno ci sia riuscito finora. È anche noto da grandi famiglie che hanno usato costosi metodi di ricerca per localizzare la posizione esatta dell'isola dove riposa, ma tutto sembra indicare che siamo lontani dal trovare la risposta. È per questo motivo che molti hanno affermato che quella leggenda è una bugia inventata per mantenere i giovani occupati. Ad ogni modo, la storia della perdita del tesoro è attirata l'attenzione di migliaia di persone che per la curiosità visiteremo le isole dove era il pirata e si ritiene che forse seppellito il suo prezioso bottino.
Perché le fantastiche famiglie usano metodi di ricerca costosi? Le famiglie di grandi dimensioni hanno usato costosi metodi di ricerca per individuare la posizione esatta dell'isola dove si trovano il tesoro.